Filippo Drago di Dronero, siamo in compagnia di Mister Burgato dopo la vittoria della Bernazzole contro la Pro Dronero. Allora mister, una vittoria molto pesante su un campo sempre difficile, siete stati diciamo cinici per 75-80 minuti, poi un finale difficile, però sono arrivati 3 punti, è la cosa che contava di più. Beh, sicuramente è stata dura. Noi siamo stati bravi a capitalizzare le occasioni che abbiamo avuto, soprattutto nel primo tempo. Loro sono stati sfortunati. Purtroppo oggi è venuta valida quella legge che gol sbagliato, gol subito. E purtroppo è andata così. Ecco, siete stati bravi forse nel primo tempo a rimanere con la testa nella partita, nonostante le occasioni create dalla Pro, no? La squadra poteva anche chiudersi dietro e non attaccare, ma invece siete stati bravi comunque a rimanere sul pezzo e a sfruttare le occasioni che avete avuto, no? Certo, venire qui pensando di difendersi contro una squadra del genere, contro il potenziale offensivo che ha la Pro Dronero, sarebbe stato un suicidio secondo me. Difatti noi abbiamo interpretato bene la partita, sicuramente molto, non dico fortunata per gli episodi che noi abbiamo sfruttato e loro no, soprattutto nel primo tempo. Poi nel secondo tempo abbiamo giocato un buon calcio, abbiamo fatto il terzo gol, ci sono stati quei 10 minuti finali, un po' di panico perché loro hanno trovato un gol bellissimo con tutto, mi sembra, ha fatto un capolavoro. E poi dopo è chiaro che noi siamo calati un po' fisicamente, loro ci hanno provato fino alla fine, però è andata bene, siamo contenti così. L'ultimissima cosa è su un tipo di campionato che può fare la Bernazzole, perché comunque oggi avevate diversi assenti e quindi quelli potranno darvi una mano nel corso della stagione. L'obiettivo è sempre quello di centrare in primis la salvezza o diciamo la società che cosa ha impostato per questa stagione? Beh, sicuramente il nostro obiettivo primario è rimanere nella categoria, poi non si può mai dire, ecco, noi affronteremo partita per partita, sarà un campionato durissimo perché ci sono delle squadre veramente attrezzate per il salto di categoria, però noi ce la giocheremo fino in fondo e poi tutto quello che verrà di guadagnato ben venga, insomma.